Bella regà, benvenuti in questo nuovo video dedicato a voi abbonati ragazzi. Oggi andremo a fare il flip per fare i Joker scamo colorati ragazzi, che sono una bomba. Vi farò vedere quello rosa e vi spiego come fare gli altri ragazzi. Come requisito dovremo avere qualche monetina, quella al casino ragazzi, dopodiché dovremo avere le due console e il netcat. Quindi ci dirigiamo qua dal casino, andiamo su pantaloni del completo e andiamo a mettere questi, i tre. Ragazzi, ora vi spiego, il 3 porterà il camo rosa, il 4 ragazzi porterà quello viola, il 5 porterà quello arancione e il 6 porterà quello verde ragazzi. Io adesso partirò da quello rosa, quindi mi seleziono i pantaloni ragazzi, e una volta che seleziono i pantaloni andrò a salvare questo outfit e lo chiameremo C2 ragazzi. Lo dobbiamo chiamare C2. Quindi una volta che abbiamo salvato questo outfit chiamato C2, quindi in poche parole abbiamo messo solo i pantaloni, andremo subito da qualsiasi negozio di vestiti ragazzi. Una volta che siamo arrivati andremo a cambiare le scarpette e andremo a fare l'outfit che deve stare su C1. Quindi andiamo dai pantaloni raga, andiamo su cargo e una volta che siamo sui pantaloni cargo andiamo a metterci il numero 12 ragazzi, che sono i cargo, quelli bosco chiaro. A questo punto, una volta messi questi qua ragazzi, cosa andremo a fare? Andremo a metterci le scarpette. Quindi salviamo l'outfit e lo chiamiamo C1 ragazzi. Lo salviamo subito così non ci sbagliamo e lo andiamo a mettere su C1. Una volta salvato anche questo outfit su C1, andremo a mettere le scarpette raga. Quindi ci scegliamo un paio di stivali ragazzi che secondo noi andranno a stare bene con il camo. Per esempio io ora vado a fare quelli rosa e bianchi camo, che sono una bomba per il mio, quindi voglio andarci a mettere questi stivali bianchi. Una volta che abbiamo messo gli stivali bianchi su questo verde, quindi su C1, andremo a fare la stessa identica cosa sul completo C2. Quindi selezioniamo C2 e andiamo a mettere C2 ragazzi, con gli stivali uguali a C1. È fondamentale raga, se no non verranno i Joker, se verranno i camo. Se voi invece volete semplicemente i camo lunghi, mettendoci magari un paio di scarpe dell'arena, potete farlo. A fine video vi faccio vedere come sono entrambi i modi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo salvato anche le scarpe su C2, ci prepariamo e cosa facciamo? Ci selezioniamo C1 ragazzi e andremo a mettere il paracadute Israele. Una volta messo paracadute Israele, controlliamo in basso a destra che faccia il caricamento. Se non fa il caricamento, raga, come è successo a me, tornate sul paracadute, lo togliete, lo mettete e lo ritogliete. A questo punto aspettate 5 secondi in questo modo, dopodiché andate a rimettere il paracadute e come potete vedere quando chiudete il menu vi farà in basso a destra il caricamento. A questo punto possiamo frizzare C1 con netcat raga. Mi raccomando, non dimenticate di mettere il pad AFK in modo che giri, così non crashate e siete sicuri. Possibilmente, se volete stare proprio sereni, attaccate il cavo ragazzi al pad. A questo punto cosa facciamo? Avviamo C2. Una volta che siamo su C2 andremo ad avviare GTA con lo stesso account. Ci darà l'allerta che siamo ragazzi già online, noi la accettiamo e poi dopo una certa ci darà il solito caricamento di caricare i dati. Noi andremo a caricare gli ultimi dati salvati ragazzi. Delle volte ho notato che potrebbe succedere ciò, che non carica ragazzi, e quindi se vi dà questa schermata, quella di regolare la visuale, il chiaro oscuro, vuol dire che non ha caricato i dati, quindi chiudete di nuovo il gioco e lo riavviate.
Quindi raga, andrete ad accettare di nuovo l'allerta se ve la dà e caricate gli ultimi dati salvati. Una volta in storia andrete in una sessione online solo a inviti, e quindi una volta che spawneremo online in una sessione inviti con C2 che siamo frizzati con C1, raga, cosa facciamo? Semplicemente apriamo il nostro menu interazione, dobbiamo spawnare in questa maniera con il paracadute come con C1 e poi andiamo semplicemente a selezionare C2, raga. Una volta selezionato l'outfit e in basso a destra fatto il caricamento, chiudiamo il gioco semplicemente. A questo punto torniamo su C1, raga, che sarà ancora lì, che sarà gironzola. Quindi cosa dobbiamo fare? Apriamo il nostro menu interazione e dovremo togliere il paracadute riselezionando l'outfit C1, perché noi C1 l'avevamo salvato senza paracadute. In questa maniera, in basso a destra, quando chiuderemo il menu interazione, farà il caricamento arancione. Adesso raga, aspettiamo circa 3-4 secondi e andremo a sfrizzare il Netcat. A questo punto, una volta che abbiamo sfrizzato Netcat, niente di più semplice, raga. Aspettiamo una ventina di secondi per vedere se crashiamo da soli. Se non crashiamo da soli, chiudiamo il gioco, chiudiamo GTA. Adesso, sempre da C1, riavviamo GTA, ragazzi. Ci darà questo caricamento dicendo quali caricamenti vuoi usare e noi andremo a fare sempre gli ultimi, ragazzi. Guardate l'orario, comunque sia fate sempre questa console, di solito è quello di sinistra. Controllate sempre bene, è fondamentale, perché se caricate i dati del cloud non farete la ciolla. Quindi a questo punto raga, una volta che siamo spawnati in storia, cosa facciamo? Andiamo direttamente in una sessione solo inviti, così siamo sereni. Se invece siete su next gen e non avete la storia, raga, andate online, dall'online poi tornate in sessione solo inviti, non cambia nulla. A questo punto, una volta che siamo in free mode, e sbada bam, ragazzi, guardate che bomba che sono questi camo. Sinceramente, sempre Jokers, dopo anni mi sono stufato, quindi inizieremo anche a fare outfit, ragazzi, di questo tipo. Se avete fatto l'outfit per gli abbonati, ragazzi, quello di qualche giorno fa, potete fare come me e fare l'outfit su questo e vedrete che rimangono anche i loghi e tutto il resto. Quindi ce lo andiamo subito a salvare e io lo salverò cargo rosa. Adesso vi faccio vedere, raga, come sarebbe venuto invece con le scarpette dell'arena se avessimo messo un paio di scarpe normali. Sarebbe venuto più o meno così, raga. Non è brutto, perché sono belli lo stesso, ci sono i loghi, cioè comunque non è brutto. Vedete voi come farlo. Io vi consiglio di farlo come vi piace di più. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia stato d'aiuto, che vi è piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento e alla prossima. Ah ragazzi, mi raccomando, vi ricordo che domenica alle 16:45, diciamo alle 15, ci sarà l'evento con voi abbonati. Bella regà, sbada bang!